riesci a vedere la tartaruga, Mandy? Non ancora, Norman. Aspetta un momento, quello cos'è? Sì, credo di averla avvistata da quella parte. È una tartaruga liuto. È davvero straordinaria. È sicuro di non voler dare un'occhiata, signore? Oh no, Sam. Devo continuare a guardare dritto davanti a me. Ho lo stomaco un po' sottosopra. Io l'avevo avvertita che il mare sarebbe stato agitato, signore. Non credo che dipenda da questo, Sam. Io sono un marinaio nato, te l'ho detto. Deve essere la pasta con il pollo di Cridlington che ho mangiato prima. Certo, capisco. Molto bene, non ci resta che accendere la videocamera. Ecco fatto, ora gliel'attacchiamo bene sul dorso e abbiamo finito. Aspetta, controllo il segnale. Il panorama è davvero splendido. Devo guardare dritto il mio povero stomaco. Sì, ottimo, funziona tutto a meraviglia. Perfetto, Sam, ora libero la tartaruga ed è fatta. Possiamo tornarcene a casa? Sì, signore, immediatamente. Non ce la faccio più, ho le braccia indolenzite. Cerca di resistere qui da qualche parte. Eccola! Questa non sembra una tartaruga, Mandy. Sono delle semplici e comuni alghe. Torniamo a casa, per favore. No, Norman, se non fosse stato per te, ora saremmo su Neptune insieme a Sam e l'avremmo già vista. Continua a remare, devo trovarla. Le onde si sono ingrossate, il mare è troppo agitato, è pericoloso restare qui, torniamo indietro. A dire il vero, non so da che parte si torna indietro. Eccola, vedo la tartaruga. Rema da quella parte, Norman. Non vedo l'ora di vederla. Oh, è un piacere essere di nuovo sulla terraferma. La pasta con il pollo non le dà più fastidio? No, ora va meglio, Sam. Va molto meglio. Devo solo riuscire a trovare la frequenza giusta e poi riusciremo a vedere quello che fa la tartaruga. È sorprendente, Ben. Oh, santo cielo. La nostra tartaruga fa un po' troppo su e giù per i miei gusti. Di nuovo la pasta con il pollo? Vado un attimo fuori a prendere una boccata d'aria. Pompiere. Cosa? Mike Flood è bloccato in mezzo al mare su una piccola piattaforma in fiamme? Mike Flood è bloccato in mezzo al mare su una piattaforma in fiamme! Ben, tu piloterai Titan. Elvis e Penny, voi vi occuperete degli idranti. Io prenderò Juno. Meglio tuffarsi in mare! Ho raggiunto la piattaforma, Ben, ma qui non c'è traccia di Mike. Forse si è gettato in mare, Sam. Hai ragione, lo cerco. Posiziono la nave. Penny, Elvis, puntate gli idranti. Fischietto! Aiuto! Sto arrivando, Mike! Sam! Mi carico su, forza! Ottimo lavoro, Ben! Grazie, Bronwyn. Mi dispiace per i tuoi fuochi d'artificio, Mike. Oh, è stata tutta colpa mia. Avrei dovuto fare più attenzione con il detonatore. Beh, oggi il mare era piuttosto agitato, Mike. Forza 3, probabilmente. Un momento, vuol dire che non ci saranno i fuochi d'artificio, Mike? Ho paura di no, James. Nessuno potrà ammirare il mio mare in fiamme. Non ne sono sicuro, Mike.
Forse posso aiutarti. Se adesso usciamo in mare aperto con Titan. Oh, grazie. Adoro i bastoncini di pesce. Anche tu ne vai matto, Trevor. Prima di tutto, la piccola anguilla blu entra nel buco. Dovresti fare gli onori di casa, Sam. Volentieri, signore. Un momento d'attenzione, per favore. Oh, chissà cosa sta per succedere. Ora dichiaro ufficialmente aperto il nuovo centro di soccorso e salvataggio in mare di Pontypandy. Sì! Sì! E inizi lo spettacolo. Ora la luce si vede molto chiaramente in mare aperto. Passo. Ricevuto. Ottimo, Penny. Sei davvero in gamba. Passo. Oh, grazie del complimento. Grazie, Ben. Anche tu non sei male. D'accordo, passo e ti sposo. Voglio dire, passo e chiudo. Non ci vedo! Immagino che dovrò rifare da capo tutte le scale. Guarda, James! Finalmente siamo arrivati alla roccia a forma di naso aquilino! Non sarebbe meglio tornare indietro? No, te l'ho detto! I cacciatori di tesori non si arrendono mai! Norman! Da questa parte! Dove sei? Non riesco a vederti! Norman! James! Venite a pranzo! Oh! Sono scomparsi, dispersi nella nebbia! Oh, il mio Norman! Non ti preoccupare, Dilys. Non possono essere andati lontano. Vado a cercarli, va bene? Rispondi, Sam! Rispondi, Ben! Una nebbia fitta si sta alzando da ovest, passo! Ricevuto! Puoi attivare la sirena d'allarme per la nebbia? Le mie orecchie! Oh! Lo so, devo scendere di nuovo. La sirena funziona perfettamente. Di Pontypandy Pete! Sta lontano da me, non mi fai paura! Deve essere lo spettro di Pontypandy Pete! È qui perché vuole proteggere il suo tesoro! Voglio tornare a casa, fa che trovi il sentiero e non lo spettro del pirata! James? Sei tu, vero? Papà, devi aiutarmi! Norman si è perso nella nebbia! L'ho cercato ma non lo trovo! Norman! Mi senti? Ora torniamo sulla barca, James. La cosa migliore da fare è chiamare Sam il pompiere. Chi mi assicura che arriveranno in tempo? Impiegheremo un bel po' di tempo per raggiungere la costa e dovremo prendere Jupiter per arrivare fino al ponte della ferrovia. Mi è appena venuta un'idea. Rispondi, Tom. C'è un'emergenza sul ponte della ferrovia. Abbiamo bisogno di te. Ricevuto. Sarà estremamente utile la pratica che hai fatto con il sonar, Elvis, visto che risaliremo con Titan il fiume di Pontypandy. Sì! Meravigliosa macchina! Ecco fatto! Di nuovo insieme come ai bei vecchi tempi, andiamo! Aspettami, Sam! Sto arrivando! Non riesco!
Dovremmo sbrigarci a spegnere l'incendio, cara Bessie. I tuoi serbatoi non sono così capienti. Guarda, James, è arrivato il Capitano Steel! Attenzione! Roccia è a 4 gradi a tribordo! Guardate! Oh no! Sto venendo a prendervi! Oh! Porti i ragazzi al sicuro, signore! Penserò io a Tenaglia! Tenaglia! Ottimo lavoro, signore! Ha lottato contro le fiamme in modo impeccabile! Beh, ti ringrazio, Sam! È stato sicuramente più entusiasmante che contare le graffette! Bene, a questo punto è rimasto solo un rapporto. Attenzione, Elvis. Non preoccuparti, Sam. So dove metto i piedi. Dovrò prendere una scatola nuova. E io dovrò lavare il pavimento. Capitano Steel, è da tanto che sta remando e noi non siamo ancora arrivati da nessuna parte. Sciocchezze! Abbiamo percorso molte miglia. Ma io vedo ancora il molo. È tutta colpa dei remi. Non funzionano come dovrebbero. Se permette, proverei io. Lei passi a sinistra e io a destra. No, lei a destra e io a sinistra. Lei passi a sinistra mentre io passerò a destra. Faccia attenzione, Capitano Steel. Non ti preoccupare. Sono fermo e stabile come una montagna. Sto bene! Sapete, un tempo ero capitano della squadra di canottaggio di Pontypool. Dici sul serio, nonno? Bello! Beh, io invece sono un membro della squadra di birdwatching di Pontypool e sono riuscito ad avvistare perfino un falco pellegrino la settimana scorsa. Dice sul serio? Dove? Possiamo vederlo anche noi? Sì, certo, perché no? Da quella parte. State tranquilli, ragazzi, ci arriveremo in men che non si dica. Oh! Nonno è davvero il numero uno! Dove siamo finiti? E dov'è il falco pellegrino? Forse sarebbe meglio tornare indietro! Sta iniziando a fare buio! No, non possiamo tornare indietro! Ci sono tante cose divertenti da fare, per esempio... conosco una caverna segreta! Io conosco una laguna segreta. E io un posticino perfetto per fare un picnic. E io conosco un posto ideale per pescare. Per caso qualcuno sa che cos'è questo rumore? Oh, santo cielo, la cascata! E ci stiamo finendo dritti dentro! Inizio a preoccuparmi. La barca a remi dovrebbe essere rientrata. Capitano Steel, riesce a sentirmi? Dirmi? Garrett! Deve essere successo qualcosa. Chiamo subito Sam il pompiere. Se non si vede la costa di Pontypool, scruto il cielo in cerca di luci. Guardate, stanno arrivando. Cosa? Le luci che ci riporteranno a casa. Ehi, siamo qui. Aiuto, siamo qui. Tom, riesci a vederli, Tom? No, niente finora, Sam. Benny, il sonar di Neptune è in grado di localizzare la barca di Charlie? No, Sam, ho paura che sia troppo piccola. Ma una balena è grande, e se mio fratello è il bravo pescatore che conosco, si sarà sicuramente avvicinato a una balena! Sam, allora tengo d'occhio il sonar!
Per adesso ancora niente. Un momento, vedo una sagoma. Sì, sembra una balena. 4 gradi a sud. Hai sentito, Tom? Ti vengo incontro. La balena è proprio di fronte a me. Non possono essere lontani. Li ho trovati, Tom! Come state? Tutto bene? Sì, Sam. Siamo un po' intirizziti, ma stiamo bene. Coraggio! Saltate tutti a bordo di Neptune! Sai, Charlie, devo ammettere che sei stato fantastico. Perché? Non ho fatto niente, a parte insegnarvi il canto marinaresco. In caso d'emergenza, rassicurare le persone e mantenere la calma è la cosa più importante da fare. Mi dispiace che non hai registrato il canto delle balene, Bronwyn. Non importa. Mi è rimasta in testa la canzone marinaresca di Ponty Pandy. Non riesco a smettere di cantarla. È quella che ci aveva insegnato il nonno, Charlie? Sì. Non te la sarai mica dimenticata. Se non si vede la costa di Ponty Pandy, scruto il cielo in cerca di luci, perché ho navigato con vento e tormente, ma presto sarò a casa mia finalmente. Ah, l'hai cantata proprio come la cantava il nonno, Sam. Derek. Beh, chi finisce per primo sale per primo. Non sei d'accordo, Norman? Ora smettetela voi due. Nessuno potrà salire nella casetta prima che le travi di sostegno siano ben assicurate. Sarò io il primo a entrare nella casetta sull'albero. Questo è poco ma sicuro. Devo sbrigarmi. Ho finito! Urca, che rapidità! Sì, sono veloce ad avvitare. Oh, ma guarda! Sono il primo a salire sulla scala! Spostati, Norma! Fammi passare avanti! Niente affatto, Derek! Scordatelo! Uno alla volta, per favore! Eccomi! Sono il primo! Ora tocca a voi! Non fate come loro! Dovete salire ordinatamente! Capito? Credlington, cosa stai facendo appeso lassù? Sono bloccato, signore. Sì, è vero, non si preoccupi, capitano Steele. Ora cercheremo di riportarlo giù. Non è niente di grave, il cavo deve essere uscito dal binario, signore. D'accordo, Sam. Dovevate salvare Dolly, non salvarvi a vicenda. Ecco fatto, Elvis. Eri preoccupata per me, Dolly. Sono salvo. C'è davvero un bel panorama quassù. Non è fantastico? Si vede quasi tutta Ponty Pandy. Le travi stanno cedendo! Norman, hai stretto bene le viti nel tronco dell'albero come ti avevo detto? Sì, certo che le ho... ecco, io... ops! Papà! Dobbiamo cercare di bilanciare il peso. Norman, cerca di non muoverti. Devi restare al centro per mantenerci stabili. Perché io e non Derek? Vieni tu al centro, sei stato il primo a salire. No, non è vero, sei stato tu a salire per primo. Ora basta, smettetela voi due. Non si deve muovere nessuno, altrimenti rischiamo di precipitare giù. Non mi sono mai piaciute le casette sugli alberi. Oh, santo cielo, cosa possiamo fare? A questo punto c'è solo una cosa da fare. Aiuto! Aiuto! Aiuto!